si era un po' illuminato. Siamo live, eh? Siamo live? Siamo live? Non puoi però dire che siamo live con, questo, con questa voce così esaltata. Bentornati, ciao Pierpaolo, ciao Alessio e ovviamente benvenuti a tutti quelli che ci stanno seguendo dopo una settimana di stop, che in realtà sono più che altro 10 giorni visto che siamo stati alla Gamescom. Insomma, non abbiamo chiaramente mantenuto la promessa di fare 1000 live dalla Germania. Ci siamo presi una settimana di stop soprattutto perché Pierpaolo e Alessio erano mestruati, non lo so, avevano i loro problemi. Ma ora finalmente siamo tornati e lo facciamo col nostro format che sfida tutti i grandi della televisione in cucina. Quindi fatevi da parte, barbieri. Oldani! Esatto. Fatevi da parte, Oldani, barbieri e quegli altri che io non conosco. Perché siamo arrivati noi. Tra l'altro la cucina la vedo più bella del solito, ma è cambiato qualcosa. Che cosa vi dire? Cosa dire? No, Vissani è troppo vecchio, non li so quegli altri, non li so quegli altri. No, è vivo, però lo sta vivo, benissimo. Sta vivo, però lo sta benissimo. Ah, Vissani, io come al solito mi tiro fuori da qualsiasi dibattito in proposito. Vissani, da Gualtiero Marchesi! Da Gualtiero Marchesi! Bello, bello, serio, bello che Gualtiero Marchesi, complimenti. Io nel frattempo vorrei far vedere, mentre voi vi preparate, vorrei far vedere il piattino gentilmente offerto dalla pentola vegana Monza, ottimo, quindi se volete andate a mangiare pentola vegana. Che cos'è la pentola vegana Monza? La pentola vegana di Monza è un ristorante vegano che mi ha gentilmente offerto questa ottima lasagnetta vegana e ho preso anche dei buonissimi falafel. Falafel che, cioè, come saprete... Cioè, scusami, offerto vuol dire che tu vai a nome del ristorante per storcare da mangiare? Sì, non mi hanno fatto pagare. Perché ti hai detto che vi faccio pubblicità su Salottino? Sì. Porca troia, ma stai utilizzando mezzi pubblici per privati. Io ho speso una guarigione. Allora, parliamo di tipo pochi euro, perché tra l'altro la pentola vegana non è soltanto deliziosa, ma anche un ottimo rapporto qualità-prezzo. Quindi assolutamente non è stato un regalo dispendioso dal punto di vista del denaro, ma ne vale assolutamente la pena. La pentola vegana Monza li trovate su The Fork, su Deliveroo e ovviamente anche nel delizioso localino che hanno allestito. La lasagnetta vegana è molto buona, sono buoni anche i falafel. Quindi nonostante i falafel come al solito abbiano quell'odore un po' di sudore, però il sapore è veramente delizioso, un po' asciuttini forse, però ottimi. Ma consegnano in tutta Italia? No, consegnano solo a Monza ovviamente. Però magari se date un extra al tipo di delivery in bici si fa quei 600-700 km. Allora. Io volevo partire con ho fatto, come avrai visto, su Instagram per votare le due pietanze per il mio Opel Experiment, perché ne avevo comprate quattro stamattina. Cosa devo comprare? Delle pentole per il nostro lavoro. Pierpaolo è l'unico che spende un sacco per fare una cazzo di insalata, per fare la cazzo di insalata di Sant'Agata. Dicono che c'è parecchia eco. C'è parecchia eco, non l'avevo. Impossibile, però evidentemente o i nostri utenti hanno una feature nelle orecchie che gli fa l'eco. È potentissimo. Dicono tutti che sì. Dicono tutti che c'è un casino, una eco illucinante. Così dovrebbe essere meglio. Tu parla, perché sei tu che dici. Attenzione, abbiamo trovato il problema. Adesso ragazzi risolviamo. Tra l'altro, mentre voi risolvete il problema della eco e mentre giustamente Alessio ha introdotto il doppio menù che farete a Terni, ovvero Pierpaolo un'ottima insalata di gamberi, mentre Alessio prepara del pollo al cocco e della crispy duck, dell'anatra croccante. Scusami. Così Umbo ci senti? Sì, sempre. Mi avete anche penetrato il timpano fino a una profondità importante, però sì. C'hai l'audio? No, non è un problema, tanto ormai le orecchie sono andate, quindi fate come vi pare. Così dovrebbe essere risolto. Non so come altro risolvere. Non lo so, adesso vediamo se gli utenti in chat dopo questo cambiamento dicono che... Così dovrebbero aver risolto. Dicono, si sente un rientro più lontano, ma c'è. Probabilmente questo è. Ora va bene. Okay. Così va meglio. Allora, dicevamo, potete introdurre quello che fate da mangiare o è chiedere troppo? Allora, con questo eco meraviglioso con cui avremo a che fare noi tutto il giorno, Pierpaolo si sta allontanando. Allora, come dicevo, io ho fatto la votazione su Instagram. Vi faccio presente che avevo comprato, questa volta ho tenuto anche lo scontrino.
avevo comprato sia quello che potete vedere qua, l'anatra croccante. L'anatra croccante con le verdurine che vi sparo in offerta al Lidl, sempre, perché finché ce ne vado lì, 4,49, quindi c'è una pietanza molto importante per essere una roba cinese. Finché possibile utilizzeremo questa roba qua. Allora, poi invece l'altro è Chicken Coconut and Lemongrass, che abbiamo quotato... Ah, non ho portato lo petto di pollo cocco, 2,39, ragazzi, ottimo 2,39, questo è un ottimo rapporto qualità-prezzo, lo scopriremo solo alla fine. Dopodiché avevo quei cazzo di stuzzichini volovandi pasta sfoglia, che ovviamente sono stati massacrati alla votazione. L'altro invece che mi sarei divertito assolutamente ad assaggiare era la lasagna gluten free. Perché le lasagne hanno sempre delle bellissime foto e trovare la differenza, sicuramente quella la recupererò, invece Volovan me li farò la cazzo di cane. Chiedo per Paolo di aspettare un attimo a partire a farlo, tanto abbiamo tutto il tempo del mondo. Non è vero, perché se ci siamo passati 20 minuti. Abbiamo tutto il tempo del mondo, tanto dura un'ora questa roba qua, indipendentemente. Mamma mia, ragazzi, ho buttato giù il falafel, mi ha completamente asciugato. Allora, io parto, ho bisogno delle, come le chiami, le leccarde. Cosa sono le leccarde? E della carta forno. Che ti svelo che le chiama chiunque. Non sono quelle, usa le leccarde del forno. Sì, toccale tu. L'altra volta hai fatto sto scherzetto perché me le hai messe qui. Dov'è la carta forno? Hanno rubato la carta forno. Ah, le dicono che la lasagna celiaca è dura come la roccia e sa di cartone, quindi te la consiglio. Vieni, Vince. È fantastico, c'è anche Vincenzo. Vince? No. Allora, uso la stagnola, non c'è la carta. Il falafel è una specie di polpetta fritta di ceci, tipica della tradizione soprattutto israeliana. Ma che lo fa? Però se invece libanese, sì, libanese, esatto, però se volete, siete antisemiti, potete ritrovarla anche nella cucina islamica, quindi potete prenderla un po' dall'angolo che vi pare. Dipende dal tipo di razzista, esatto, che siete, vi potete spostare sui semiti, gli antisemiti, esatto. La guerra santa, insomma, ci sono c'è tutto lo spettro dell'odio. La trovate un po' ovunque. Centrifuga. Allora, vi volevo far vedere, notare una cosa che io ho trovato spettacolare. Perché dobbiamo comprare la centrifuga. Ci compriamo una cazzo di cucina. Ragazzi, apriremo una raccolta fondi per comprare l'attrezzatura per questa cazzo di cucina. Allora, per quanto riguarda il chicken coconut e il lemongrass, volevo fare presente come un piatto del genere me lo sarei aspettato cotto in padella, e invece nelle istruzioni ho controllato, c'è o al microonde o al forno. Ok. Non so se probabilmente non si vede, però è uguale. Quindi incredibile, ideale per il nostro esperimento. Quindi tu lo farei al microwave? No, io sempre tradizionale, anche se ce l'ho effettivamente il microwave lì dietro. Ma diamo tempo al tempo perché dopo dobbiamo cucinare. Ok. Si presenta così. Vediamo. Molto curioso. Buonissima la lasagnetta, ragazzi. La pentola vegana, Monza. Non ho capito, si cuoce chiudo o aperto? Chiudo. No, aperto. Bucherellare due volte la pellicola con una forchetta. Ah. Questo nel microonde. In forno preriscaldare a 140 gradi, io vado a 180. Cuocere il prodotto ancora surgelato nella sua veschetta con la pellicola per 40-45 minuti a metà altezza. Forno statico, 35-40 ventilato, noi siamo ventilati. Togliere la pellicola, l'ho distrutto. Rimuovere la pellicola e nella settimana di assenza Alessio ha anche disimparato a leggere. Io vi chiedo... Ma in realtà io non mi avevi mai sentito leggere. Forse no. Realtà, ragazzi, io vi chiedo in chat di rispondere a questa semplice domanda. Secondo voi, cos'altro ha disimparato a fare Alessio in questa settimana? E cos'è invece in cui sono sempre il numero uno? No. Tra l'altro... Ma tu non avevi visto la soia? La salsa di soia? Io l'avevo vista qua. Senza salsa di soia è un dramma. Mamma mia. Grandi problemi dell'insalata con i gamberi. Ma qua... Craccoldano senza la salsa di soia è nudo. Prova ad andare di là, secondo me magari c'è di là. Ma di là dove? Là in mezzo alle... Perché ci dovrebbe stare la salsa di soia? No, perché magari c'è. Ma guarda il forno. In forno. Frigo. Guarda il forno. Guarda il frigo. Aspetta che guardi in forno, magari sta nascosta bene. Ma guarda che la devi levare la pellicola sopra. Facciamo... No, c'è scritto di lasciarla. C'è un primo. Devi rimuoverla dopo. È una di quelle plastiche da forno. Bucherellare due volte la pellicola al microonde. C'è un primo round up. Non è indicato e c'è scritto rimuovere la pellicola. C'è un primo round up di possibili cose, Ale, che hai disimparato a fare.
C'è chi dice a respirare, però diciamo che questa live dimostra che invece non è così. Dicono a sedersi come Peter Griffin. E invece c'è giustamente D4RTX, oppure Dartsx, se vogliamo leggerlo in versione Elite, che dice non il sesso, tanto già non lo sapeva fare. No, però è un problema, adesso senza salsa. Bellissimo, perché questo hot apple experiment non necessita di carta. È ottimo questa cosa. Tra l'altro, ragazzi, vorrei. Prima stavo leggendo una cosa interessante, però linkerò anche in chat. Non c'entra niente col cibo, ma a quanto pare, e con a quanto pare mi riferisco a una notizia di Live Leak, quindi potrebbe assolutamente essere falso. C'è un tizio cinese che ha avuto un bambino a 103 anni. A 103 anni ancora. Dai, non è ma ancora male, lo però. Sperma funziona a 103 anni. Su questo ti dovresti interessare tu immediatamente su Wikipedia. Aspetta, eh. Sì, non penso che lo sperma muoia. Mm. Beh, quindi non c'è un'andropausa maschile per cui. Magari sì, magari. Però lui è l'eccezione che conferma no, la regola. Magari semplicemente hai una fertilità molto più bassa, ma non azzerata. Scusate. Oppure ci sono eccezioni da una parte e eccezioni dall'altra. 103 anni, però sono tanti, cioè, eh. Cioè, fertilità zero. Non credo di avere uno spermatozoo molto performante. Allora qua. Allora, qui abbiamo il dramma della ripresa, soia. Complimenti. Però non siete sconvolti da. Non abbiamo neanche la centrifuga. La centrifuga che serve a? Per lavare l'insalata. Per asciugare l'insalata. Volevo lavarla e asciugare. No, ma non la lavare, va bene, dai. No. È lavata. Allora, controlla se è lavata. Sì, sono tutte lavate queste qui. Vi svelo un grande segreto. Grazie delle riprese, Alessio. Queste insalate che comprate in busta tutte quanti, io adesso inizio a parlare davvero cucinatore seriale. Anche se non sa fare nulla, queste buste che comprate, la cosa ideale sarebbe sempre comunque lavarle, perché anche se sono lavate, sterilizzate, asciugate, in realtà a stare lì vengono lavate per rientrare nei limiti di legge per tutto quello che riguarda la carica batterica, ma in realtà vi state mangiando spesso insalata con batteri da intestino. Però scusami, e tu che genere di lavaggio fai? Sotto lavaggio acqua corrente è o bicarbonato? Acqua corrente con un cucchiaino di bicarbonato, la lasciate a macerare nell'acqua per 5 minuti. A stare all'ammollo, in ammollo nell'acqua per circa 5 minuti. Dopodiché scolate, strizzate con la centrifuga e siete a posto. Questa dovrebbe essere una pratica che dovreste fare sempre, perché altrimenti state mangiando. Invece la noi oggi batteri dell'intestino. Io manco la lavo. Allora, intanto che insalata hai scelto? Rucola e songino, quindi una componente dolce e una componente più amara. Songino? Sì, si sta di merda. No, rucola è andata male, chiaramente. Perché sta di merda. Sì, ha quell'odore di quando è completamente. A parte che vedo un 0,99 inquietante. Avete veramente preso al risparmio. Mamma eh? Mia, che puzza. E poi. Ma costano così, non è che. E poi quello che tu chiami songino, che invece nel mondo reale è la valeriana. Che anche il songino. Va bene, nel mondo nostro è la valeriana. Questa la botta. Cioè, Alep 89 che dice l'insalata macerata nell'acqua di bicarbonato. No comment. Non so se Pier ti sei espresso con i termini quelli corretti, eh. Sì, vabbè, in ammollo, scusate. E allora, scusami, Umberto, ti ricordi di tenere una mezz'oretta? Da va bene, sono le 13:28, quindi 13:58. Mi sono tra l'altro informato, a quanto pare il declino della potenza e della percentuale di spermatozoi nel liquido seminale decresce costantemente dai 20 agli 80 anni, però poi a 80 anni questa decrescita più o meno si ferma. Quindi teoricamente avere un figlio a 80 anni o a 103 dovrebbe essere la stessa cosa. Ma c'è anche la foto del sì, tipo? Sì, c'è il video, l'ho linkato. C'è anche la foto di lui che stava non mettendo incinta, perché adesso sarebbe interessata per capire. Tra l'altro sempre leggevo oggi, sempre su Repubblica, che grazie incredibilmente sesso, solo il 57% degli italiani, solo il 57% degli italiani usa abitualmente i contraccettivi. È un dato che vi inquieta o vi stupisce? Io lo uso sempre anche doppio. Cioè, ma quindi anche se c'ho lo spermatozoo stanco. Tra l'altro Alessio lo usa anche doppio quando non fa sesso. Anche adesso quindi ce l'hai. Ma scusa una cosa, lui lo indossa sempre. E doppio generalmente serve per dare una certa percezione della cosa alla di lei, perché senza usa quello con gli spuntoni. Esatto, lui. Stimolante, scusa, per lei ritardato. Doppio può essere per tre ragioni. Uno, per l'effetto ritardante e abbassare la sensibilità. Due, per aumentare il calibro. Oppure tre, per un eccesso di zelo legato alle malattie venere. Qual è la risposta? Ma te la no, non è nessuno, è semplicemente per aumentare il calibro.
Però mi ricordo quando andai, quando ero i primi tempi con Lily e facevo molto sesso quella volta lì quando andai. Io mi portai, aspetta, mi portai i preservativi, quelli ritardanti. Mm-hmm. Ne usai talmente tanti che dopo 3 giorni avevo perso completamente sensibilità al pisello. Non si sentiva più niente. Presente quando hai un lato addormentato? Ho avuto il pisello addormentato per un giorno e mezzo. Guarda. Volevo andare dal dottore, giuro. Ma hai riacquistato poi? Hai riacquistato? Ma scusa, ma perché che c'hanno? C'hanno l'anestetico. Solo che ne ho usati talmente tanti che alla fine facevo così e non sentivo più niente. Ma scusa una cosa, ma hai riacquistato poi la sensibilità o vai ancora in giro con una molletta? Sì, dopo un giorno. Vai ancora in giro con la molletta attaccata che tanto. No, non è ripartito. comunque, esperienza incredibile. Ero molto preoccupato. Ci credo. Molto preoccupato. Ma che poi scusa. Pensavo di aver fatto. Perdi la sensibilità, ma comunque in erezione proprio non. Ovviamente era più difficile perché comunque non cioè c'era meno sensibilità, cioè sensibilità zero. No. È come il labbro quando ti fa l'anestetico. Vabbè, però l'erezione è anche indipendente dal fatto che tu sia dentro che infatti, uno te lo tocca. Non ho detto che era impossibile, ho detto che era più difficile. Certo. Chiedono Ale di chiamare Lili in diretta per chiedere conferma. sarebbe un grande ritorno, sarebbe una specie di c'è posta per te. Però mi ha fatto like sulla canzoncina su SoundCloud ieri. Lei non ha mai capito un cazzo. Lei non ha mai capito un cazzo di musica. Negro che stava con lei. Chi dei due? Vabbè. Magari col pisello ha sbattuto sul computer e ha fatto like. Perché ce l'aveva anestetizzata anche lui. Perché era anestetizzato da troppi preservativi. Allora c'è Danny Kruger, dice che sto vedendo la live in spiaggia e hanno riso praticamente tutti qui. Vabbè, a parte la costruzione un po' particolare. Ma perché lui la guarda in spiaggia con le casse? Sì, la guarda in spiaggia. Sì, ah, no, ha allestito il mega schermo tipo partita dell'Italia mondiali. Che cosa stai facendo, Pierpaolo? Sto pulendo e tagliando i peperoni. Perché all'interno è così verdognolo, strano? Perché è tutto marcio, Alessio. Faccio le spese a Terni e è tutto marcio. Hai comprato solo roba marcia. E la mangiamo cruda senza lavarla. Secondo me sta scattando, forse. Non so se sono io, non so. Sta scattando cosa? Noi o tutta la live, la tutta la live. Però potrei solo essere io. Se allora, dicono che lagga tutto. Lagga tutto? Mm-hmm. Ma perché non. Il cavo di rete l'hai messo? No, perché non usi il cavo di rete? Ma sei scemo, certo quel cavo sta di laggando rete. Di brutto. No, io qua ce l'ho stabilissimo. Ragazzi, che devo fare? È un po' pesantino tutto l'accrocchio? No, è stabile, sto vedendo adesso. No, ora forse ora funziona. Ok, racconta un po', racconta però che cosa stai facendo. Da lì? Beh, adesso non riesco a vedere le mie mani. Sì, forse solo bloccato. Allora, siccome. Sì. No, ora riscatta. Cosa? Ah no, ora funziona. Ragazzi, scattavate. Non riesco a capire, scattiamo o non ora scattiamo? Andate bene. Ah no, non c'è, come se non ci fosse connessione, è vero. Confermo. Nonostante stia col cavo, vedo che c'è pochissima connessione. Ora funzionate. In upload. Comunque, stavo dicendo, allora, farò un'insalata... Un'insalata merdosa di gamberi, un minimissimo elaborata. Siccome le insalate di gamberi hanno dei problemi solitamente, sono. Io non mi sento più, quindi non so se siamo risaltati. Mm-hmm, ti sento io? No, tu continua a parlare. No, che fondamentalmente hanno un grande problema: non hanno la croccantezza. Perché nel momento in cui utilizzi l'insalata, utilizzi i gamberi, utilizzi qualsiasi tipo di frutta o di condimento. Tendenzialmente ti manca sempre la componente croccante. Mm-hmm. Quindi? O la risolvi utilizzando la frutta secca, sì, ovvio. Viroli o piuttosto che noci, dipende. Oppure, che c'è? Niente. No, niente. Stavi rifacendo il giro con la telecamera? No, niente. No, adesso voglio che rispondi che cosa c'è. No, niente, stavo pensando a me stesso. Ah, vabbè, è bello parlare qui con una persona accanto che ride da sola, si gira, boh, vabbè. Oppure la risolvi solitamente con la verdura. O usate i finocchi, però io già oggi ero strapieno di finocchi accanto a me, quindi ho evitato. Mm-hmm. Oppure io adoro moltissimo utilizzare il peperone crudo. Secondo me il peperone crudo... Salutiamo tutti i vegani omosessuali che ci seguono. Per me il peperone crudo nelle insalate è proprio il top. Pessimo il peperone. Anche a me piace molto, devo dire la verità. Anche se mi inquieta un po'...
il resto degli ingredienti, perché qua mi tiri fuori un avocado. Aspettate, io vado a arrivo. Aspetta, che può anche avere senso. Cosa? Umberto stava parlando. Un bo? Ah, è andato via, è andato a aprire la porta. Allora, l'avocado, che però è abbastanza tipico nel, nella cucina, tipico, okay. Anche se io non sono un amante, perché ha quel sapore piatto grasso, quella componente grassa che in realtà non, secondo me non aggiunge molto. Invece la minchia de mango è un frutto a tutti gli effetti. Sì, però è come l'arancio. Hai mai mangiato l'insalata con l'arancio? Sì, e mi fa cagare. Mi dispiace. E il mango, ti dirò, è un frutto che mangio. Ma non salato. Scattate a bestia, esatto, ragazzi. Perché secondo me non ha neanche quella componente acida... È proprio dolce, esatto, è super dolce. È come l'arancio. Beh, però l'arancio è acido. Sì, vabbè, no, ce l'ha una componente un pochettino acida. Comunque gliela rinforzi con l'aceto. Infatti abbiamo un grande problema. Non hai l'aceto balsamico? No, ce l'ho l'aceto balsamico, non ho la salsa di soia che utilizzo per scottare i gamberi. Puoi recuperare la salsa di soia? Non ci sta, già ho chiesto di là, non ce l'ha nessuno. Purtroppo, ragazzi, questa è la grande mancanza di questa ricetta. Faccio sempre ricette in cui manca qualcosa. Hai dei consigli sulla pulizia del mango? No, allora, volevo dare dei consigli sulla pulizia. Penso di avere un infarto, mi fa molto male il braccio sinistro. Sì. Io penso che state scattando molto. Stiamo scattando molto? Moltissimo. Sto collegato col cavo. Ma dall'altra parte è collegato il cavo oppure magari... È finto. Hai controllato? Ma mi fa molto male il braccio. Alessio, abbiamo il problema della lag. L'infarto è in coda. Cioè, non è che quindi si possa... non ti prego, non ti far venire un infarto, cioè, devi rompere il cazzo quando adesso. Lagga. Ah, tra l'altro, mentre Pierpaolo lo risolve, non so se avete visto come si chiama Escape Plan 2, minchia, il film più brutto del mondo. Chiedo anche in chat se qualcun altro l'ha scaricato illegalmente. No, Escape Plan no. E qual era l'uno, scusa? Quello con... L'uno era con Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. E invece il secondo ha soltanto Stallone, ma è una roba fatta per il mercato cinese che è uscita solo in un video. È veramente, 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 veramente brutto. Scusami, perché non ricordo questo crossover Stallone-Schwarzenegger? Secondo me, cioè, mi racconti, mi dai una sinossi? Sì, praticamente creano questa super prigione che poi in realtà si scopre essere una specie di nave cargo barra petroliera in mezzo al mare. Stallone è un super, super, super esperto di escape plans e quindi si fa imprigionare e poi li incontrerà Schwarzenegger e usciranno insieme da questa prigione. Il 2 è stato creato per il mercato cinese, tant'è vero che il protagonista... è questo bellissimo ragazzo cinese di cui non ricordo il nome. Il problema è che si vede che è messo insieme per inserirci Stallone un po' così a caso. È bellissimo, l'ho letto una recensione sui 400 calci, meravigliosa. È il film più brutto del mondo. Tutte le fasi in cui c'è Stallone e il tipo che è quello che fa Drax a Guardiani della Galassia. Mm-hmm. Che non mi ricordo come si chiama, sono chiaramente degli inserti girati a Hollywood da qualche parte. Sì, sembra. Ma stiamo parlando degli albori della carriera, comunque. Ma che albori della carriera? Ma va, dici l'originale, ma l'originale mi pare sia del 2011. Non c'è connessione in ufficio. Non c'è la connessione in ufficio. Poi 4G. Non abbiamo 4G. Come faccio a fare 4G sul computer? Col tethering. Poi non ho più il cellulare, Alessio. Marco. Giuseppe. Aspetta che appoggio, vado a sentire. Pierpaolo, dovete capire una cosa, che lavora con la stessa gente da 10 anni, 15 anni, 20 anni e ancora non sai cazzo di nomi. Ok, a parte questa cosa qui, come stiamo risolvendo? Che non state risolvendo, state andando di merda. Ora andate miracolosamente, ora qualcosina va. No, ora c'è qualche cosa che consuma banda in upload. Chi è che sta uploadando? Stavo dicendo, intanto ne approfitto, visto che tanto va di merda, ma a questo punto io comunque do informazioni. Mm-hmm. Il peperone, non avete visto come lo pulisco? Il peperone fondamentalmente lo lavate molto bene, naturalmente, visto che dovete mangiare crudo. Lo aprite, l'importante del peperone è togliere tutti i semi. Mm-hmm. Questo vale teoricamente anche quando lo cucinate. L'ideale è proprio uno a uno tutti i semi. E dovreste togliere quello che si chiama in gergo pane, cioè quella parte. Io non so ci se sentiamo. Spero sì di sì. Cioè quella parte
biancastra che sta dentro all'interno del peperone. Non solo che io devo arrivare a sentirti parlare di parte non biancastra. Solo nella parte centrale, ma anche se voi vedete le venature bianche che sono praticamente anche sulla parte esterna, lì dovreste cercare di toglierle perché sono le parti che danno più amaro. Okay. E quindi quello è il modo per pulirlo. In pratica togliete il bianco. Esatto, in un mondo sintetico. La sintesi, togliete il bianco. Esatto. E invece io ci tengo a precisare che oggi ho comprato per il diletto di Pierpaolo un ottimo prosecco di Dobbiadere a Lidl. Che di Conegliano? Di Conegliano. E di cui lui probabilmente dirà anche peste e corna, ma non ricordandosi che il testimone di nozze delle sue nozze, tra l'altro questo invitato con una camera imperiale con vista sul vulcano che è eruttato solo per noi, gli avevo detto: guarda, arrivo con Lili, fammi trovare la cioccolata che le piace molto e uno spumantino per fare un brindisi. Sì, confermo. Lui ha chiesto all'albergo, si è disinteressato, oppure gli ha detto: guardi, arriva uno stronzo di un mio amico, ho budget zero. Mi hanno fatto trovare un prosecchino che lo potete trovare in tutti i discount d'Italia. Il prosecco Rocca dei Forti, che si trova a 2,40, spesso e volentieri 1,85. È stato trattato da re. Questi 4,90 saranno un'eccellenza con cui rispondo pisellandoglielo in faccia. Io ti farei vedere quanto me l'hanno fatto pagare. Vabbè, al massimo quanto te l'avranno fatto pagare? 15 euro al massimo? Eh sì, 15 o anche forse 20 euro. Allora, passo un po'... Sì, ma anche perché io non è che ho detto... Non ho preso il buco. Io non è che ho detto: ragazzi, prendete il peggior prosecco che c'è per il mio testimone. Ho detto: non vado a spese, prendete il miglior prosecco che c'è lì. No, ma se tu sei andato da uno, gli hai detto io... Al telefono! Non vado a spese! Ho fatto, non mi interessa quanto spendete, prendete un eccezionale prosecco da farli trovare in camera. Con le tra l'altro, vuole farvi presente... Rompi le luci! Sto in là, punto in là. Tra l'altro, vuole farvi presente che vorrebbe... Rompi la luce, e due. Olè! Bravo, hai rotto la luce. Vorrei farvi presente quante volte siete andati come testimoni a delle nozze e vi hanno fatto trovare... La suite in pericolo. L'albergo con la suite tutto pagato, con appena arrivate fragole, champagne e tutto il resto. Quante volte vi è capitato? Neanche io avevo le fragole e lo champagne. Ma come no, Alessio? C'avevo Rocca dei Forti e la cioccolata quella col burro di cacao che si separa dal cioccolato. Ma le fragole avevi quelle gommose dell'Haribo? Esatto. E chiedono Pierpaolo se ci metteresti il peperoncino nell'insalata. No, io non lo amo col peperoncino. Ma perché lui non ama il peperoncino in generale. No, non è vero, lo amo cucinato, non così crudo, ne faccio a meno. Chiedono se per caso, ragazzi, avete visto il Disincanto? Che cos'è Disincanto? Deve essere quel documentario no. Sulla impossibilità, sulla consapevolezza acquisita dell'impossibilità di produrre una centrale nucleare. Esatto, è anche quello. Mi pare che fosse quella cosa lì. E la gente la faccia è tutta gente disincantata dalla possibilità di risolvere il problema energetico mondiale. Non l'ho mai visto. Intanto, mentre Pierpaolo affetta e Alessio sboccia, vi volevo chiedere anche se avete avuto modo di vedere come cazzo si chiama? Quelle due serie che Insatiable? Quelle due serie che vi ho suggerito su Netflix, che sono Io l'avevo vista un paio di puntate di solamente quella di Vox. Ok. In poche parole. Dovete assolutamente guardare In poche parole e poi quell'altra, com'è che si chiama? La serie quella che ha fatto BuzzFeed. Sono una serie di mini documentari molto interessanti. Tipo ieri sera ho visto uno di questi, super figo, sul punto esclamativo. Ti dice un sacco di cose che non sai. Molto bello. Sulla storia del punto esclamativo, come si è arrivati a quel simbolo? Sì, esatto. Come si è arrivata alla sua evoluzione? Mi sa che l'ho già letta quella storia, perché mi è piaciuta molto. Vi consiglio anche quella del simbolo del dollaro e del punto di domanda. Raccontacelo al volo. No, perché non le ricordo. Ma chiedono perché sono scomparsi i video, ma adesso dovrebbero restare più a lungo, no? Quando diventiamo partner, ma non siamo partner. Perché non siamo partner? Perché ancora non ci hanno risposto. Come ancora non ci hanno risposto? E ricordiamoci tutti quelli che ci stanno seguendo adesso. Le Salotten e Das Salotten sono contenuti esclusivi per chi ci segue in live, perché in quel momento lì lasciamo andare i nostri istinti più bassi. Addirittura commettiamo crimini live. Non rispettiamo popolazioni di qualsiasi
di qualsiasi cultura, religione, cose del genere. Quindi quella è roba che vive live, effimera come la nostra rettezza morale. Questo è un modo eccezionale per aprire l'avvocato, non so se avete visto, perché Alessio purtroppo... Puoi fare il replay, cioè allora, puoi farlo da capo. Lo tagliate. Aspetta. Perché l'avvocato ha quella difficoltà... L'avvocato ha quella... Madonna santa, l'avvocato ha quella difficoltà infinita di pulirlo, di tagliarlo. Fondamentalmente prendete un coltello super affilato, lo tagliate lungo... come posso dire, al centro, ma per il lato lungo, lo incidete completamente. Poi a quel punto vi basta fare la rotazione in questo modo e si apre perfettamente. Però scusa, è il modo più normale con cui uno possa aprire un avvocato. Cioè. Stavo per dire, cioè io che non sapevo che avesse cose efficace, come, è l'unico come modo lo di aprire, un altro modo sbagliato per aprire. No, magari la gente prima lo sbuccia o lo investe in macchina. No, vabbè, è chiaro. Uno poi lo butta dai dirupi che si rompa, sale sul palmizio. Sembrava abbastanza. No, va bene, va bene. Ma perché devi essere così permaloso? Cioè, hai detto questa cosa come se fosse. A me sembrava abbastanza normale. Vabbè, Pierpaolo. Però non hai una grande tecnica per togliere la parte rigida. Cucchiaio, non c'ho gli strumenti qua. Non hai gli strumenti. Non c'ho niente, fa cagare qua dentro. No, non lo fare sul pattume, fallo sempre qua sopra. Intanto è tornata la gara. Senti, grande. Ti riprendo e sei illuminato. Purtroppo in area tecnica ho chiesto, che ha detto che stanno lavorando, però per adesso internet non funziona bene. Ottimo. Chi è che sta lavorando? Stanno lavorando su altro, hanno detto anche a noi non funziona. Ciao. Non è che ci stanno lavorando, cioè stanno lavorando l'altro. Okay. E hanno scoperto che non funziona internet. Esatto. Tra l'altro, avendo citato Netflix, è partita in chat una sorta di crociata da parte di Fanculla della Domenica, che lui è assolutamente contro Netflix e continua a scrivere in chat di non usare Netflix perché sta uccidendo il cinema. Deve essere uno. Ma scusa, chi è questo? È tale qui? Fanculla della Domenica. Deve essere uno di quegli esercenti. Scusa, fanciulla della Domenica. Fanculla della Domenica. Se c'è una cosa che non sta facendo Netflix è uccidendo il cinema, se non proponendo film che non si possono guardare. Esatto, cioè è proprio l'ultima cosa che sta facendo è uccidere il cinema. Anzi, sta permettendo a tutti di rivalutare il cinema, perché io non ho mai visto film così brutti come quelli su Netflix. Ti viene voglia di andare a cinema? Comunque è acerbo, secondo me, quell'avvocato. Sì, è acerbo. Ma cioè non è andata dritta una, sarà un... Pure preso non è morbido, immangiabile quel coso lì, ma... No, prendo solo la parte sotto che è più morbida. Comunque stai buttando tutto per terra. Dopo aspettate che c'è FryCreta93 che mi dice: Umberto, se leggi il mio messaggio prima risolvete il problema dei video salvati. Ok, riscrivimelo per favore. Ah no, dice: vi sbagliate, dovete andare nelle impostazioni voi e mettete che ve li salva per più tempo. Se non toccate niente dopo pochissimo. Sì, ma ce l'abbiamo già. Infatti li salva per due settimane. Esatto, però poi quando diventiamo partner... Sì, li salva per due settimane. Però poi quando diventiamo partner li possiamo tenere per 3 mesi, corretto? Li possiamo tenere, mi pare, 3 mesi, sì. Anche all'infinito, se li metti in evidenza. Se li fai in evidenza all'infinito. Va bene. Ma non accadrà, perché il canale del salottino per il VOD è YouTube. Sì, anche se si potrebbe discutere. Basta, semplicemente indirizza YouTube perché li trovi lì. Gli altri, i format che sono live exclusive, rimangono live. Io penso di non aver mai visto un avocado... E vaffanculo che un avocado così acerbo come quello lì. Oh, ragazzi, non posso fare nulla. Lo possiamo far maturare in qualche modo? Nella stagnola, nel forno con la stagnola? No, oppure nella stanza del tempo dello spazio di Goku. Però quella lo rallenta, così. È un problema, ci vuole l'opposto? No, perché se noi lo mettiamo dentro e poi noi usciamo fuori. Ci mette di più tempo. Ma adesso cosa lo fai? Lo fai no, trasferiamo lo streaming dentro la stanza dello spazio del quando tempo usciamo e lasciamo l'avvocato fuori. E poi tu, io esco, lo dovremmo far così. Voi lasciate l'avvocato sulla terra e chiedete a qualcuno di portarvelo e poi andate vicini a un buco nero a far lo streaming. A quel punto, a quel punto per voi il tempo si dilata moltissimo. Però allo stesso tempo il segnale, cioè, arriva corretto a noi. Qualcuno ve lo porta. Beh, questo però è improbabile. Sì, dovrebbe funzionare quello. Per la prossima live, se c'è un avvocato di mezzo, possiamo risolverla così.
Tanto è poco maturo anche la parte dietro. Direi è sufficiente. Sì, sì. Allora, c'è Far Cry che dice: due settimane è quello standard. Io non sono partner e ho video vecchi di mesi e mesi. Una diretta dell'11 giugno 2017. Semplicemente. Sì, perché lui li ha salvati. Perché li ha messi nei e perché noi non li mettiamo? Noi non lo facciamo apposta. Ma però è una stronzata. Vabbè, comunque è una cosa che non. Non è una stronzata. Perché noi speriamo ancora. È una linea. Perché noi speriamo di diventare popolari su YouTube? Assolutamente no, su tutti i canali Instagram, vabbè, YouTube, Twitch. No, è che non si capisce perché uno dovrebbe vedere su Twitch l'on demand quando lo può vedere perché, su YouTube. Perché è una piattaforma inclusiva, cioè il pubblico di Twitch. E poi, pubblico e poi di tu Twitch. non vedi, ma stiamo lavorando per diventare anche popolari alla prova del cuoco, alla sera in pretura, commettendo crimini. Cioè, comunque siamo tentacolari. Tra l'altro, chissà quanti di quelli che ci vedono adesso hanno visto Ale, il nostro super crimine francese. Sarebbe bello, sarebbe bello. Ma non bello, ci sono domande sulla cucina. Ma non ne frega un cazzo nessuno. Della... Non ha mantenuto la promessa. Qual era la promessa? È vero, non l'ha mantenuta. Però si è un po' limitato. È un uomo di merda. Allora, Alessio non lo sa, ma Favij. Ale, a quanto pare Favij ti segue. Non penso sia una notizia fondata. No, è vero. Ma io sono grande amico di. Lorenzo. Sono un grande amico mio. È che Lorenzo non lo sa, è quello il problema. Perché Lorenzo non è un grande amico tuo. Ma si chiama Lorenzo davvero? Sì. Si discute un po' di Netflix. Ma io non. Mi sembra che il nostro pubblico non abbia notato il crollo qualitativo di Netflix. Sul cinema? Sì. No, mamma, ma secondo mia. Me è perché loro guardano il salottino. Hanno una barra talmente bassa. Che guardare i film di Netflix tipo Annihilation, quelle stronzate lì, no, Bright, per ma loro non sono... Annihilation, mamma mia. Annihilation non è nemmeno tra i più brutti? No, nemmeno non è tra assolutamente più tra i più brutti. Ma Bright io non cioè, l'ho quell'altra, visto. C'è quell'altra merda. Attenzione, per parlare è iniziata a pulire 500 gamberi, ci vuole un minuto a gambero. No, infatti un po'. Salutiamo Netflix che di solito è un potenziale inserzionista del salottino, calcolando che abbiamo grandi rapporti commerciali con Netflix. Pier, ti faccio una domanda, ma tu quindi poi li cucini? Mamma mia, faccio puzza di pesce. Com'è che li cucini quei gamberi lì? Li scotto solo senza al volo, senza non li fai marinare in niente? No, li scotto purtroppo con un filo d'olio, perché andrebbero fatti scottati, ma roba ragazzi da 20 secondi in padella. Sfumati con la salsa di soia e poi li buttate dentro alla cosa, dentro all'insalata, basta. Se tu li preferisci marinare, sì, io gamberi li uso soprattutto, dico, freddi col riso venere, ma assolutamente li devo far marinare nel limone, se no non. E li compri sempre freschi? No, dipende, anche al super, cioè freschi ma al super, cioè sì. Non in sì, no, sempre ma cioè non surgelati. Però non vado sempre in pescheria. Senti, il mi prepari una là dentro una piccola condimento, olio, un po' già troppo preparato di qua. Una vinaigrette. Sì, un po' d'aceto, sale, pepe, ci metti un po' di menta. Che fantasia. Un po' di menta. Intanto ringraziamo tutti quelli che si stanno abbonando, grazie ragazzi, dateci un sacco di soldi, fateci sognare. Tra l'altro, Ale, guarda che mancano 5 minuti 5 ai 30 minuti che mi avevi chiesto, Quanto manca, scusa? 5 minuti. Allora, okay. C'è Fampulla della Domenica che continua il suo jacuzzi verso Netflix e dice: poi l'ipocrisia di fondo di Netflix è enorme. L'azienda parte come noleggio di film per poi uccidere l'ambiente cinematografico incatenando artisti, registi. Basta, punto. Però io veramente non capisco questa. Deve essere uno di quegli esercenti che avevano la sala in città, che ovviamente è stata stritolata dalle varie multisale, i servizi on demand. Che però io odio il multisale. Allora, non mi piace l'esperienza del cinema in generale, ma il multisala mi mette proprio una grande tristezza. Allora c'è Erix05 che ti bacchetta, Pierre, e dice: ma perché lasciare il rubinetto aperto? Pulisci tutti i gamberetti prima e poi li passi sotto l'acqua. Avete ragione. Perché non si spreca l'acqua, dovete pensare a chi non ce l'ha, è un bene prezioso. Avete ragione. È sufficiente. Tra l'altro, per tutti quelli che sono interessati, al tema acqua, bene prezioso e paesi meno fortunati di noi, consiglio un ottimo podcast
che nessun paese è lontano, anzi nessun luogo è lontano, nessun luogo è lontano, dove il mitico Giampaolo Giampaz Musumeci dà un'ottima panoramica su quelli che sono i problemi del mondo. Ma ha finito venerdì scorso, ma trovate su Radio 24 tutti i podcast, seguiteli che almeno vi fate una cultura. È una specie di, se voi pensate al salottino, lo mettete da una parte, dalla parte opposta dell'universo, c'è nessun luogo lontano. C'ho tutto sporco di gambero. No, sporco di gambero, Alessio. Dai, facci, mi fido, che cos'è? Non me lo fare col coltello, ma che stiamo a fare, dai? No, Kill Bill? Mi devi dire che cos'è? Prendi il sale, allora. Però guarda, mi devi dire che cos'è? Madonna santa. Ovviamente c'è il lag. Tra l'altro i gamberi, ragazzi, ha una consistenza a quanto pare siamo ancora cintura nera di lag, va bene? Lievito. Dicono, Pier, c'è cioè il buon Mom Punisher. Però ha una consistenza. Vabbè, allora se non vi interessa, se non vi interessano i disadattatini, vabbè. No, dimmi, cioè, dimmi. C'è scusa. Mom Punisher che dice: scottali con un po' di aglio e i profumi che userai nell'insalata. Lo dice in riferimento ai gamberi. Però col fatto, c'è fatto che cioè abbiamo tanto no, aglio. Perché col fatto che non ho messo l'aglio nell'insalata e che cazzo lo mette l'aglio nell'insalata? Beh, come no, mazza, per dare profumo, assolutamente. Ma hai messo aglio fresco nell'insalata e sono un amante. E col fatto che utilizzo la pomodori, la menta e il basilico, non c'ha molto senso scottarli. Si scottano così al volo con un filo d'olio e basta. Cioè, si quando c'è del limone? Basta. Mettici anche un po' c'è, di limone. C'è chi specula sul fatto che è cocaina, Ale, quella nel... Ma tu te ne saresti accorto? No, è ma te ne saresti accorto subito, Ale? È zucchero. Vuoi la senape? No. Perché ti ammazza il sapore del gambero? Sì, perché devi messare roba e non c'entra niente? Perché a me la senape piace molto. Anche a me piace molto la figa, ma non l'ho messa nell'insalata. Però ti devo dire che secondo me avrebbe migliorato molto la composizione. Allora, così, dargli una giratina finale col dito umido, secondo me, potrebbe dargli un kick in più. Io non trovo il sale. Sta lì, Alessio, nella scatola. È un'ora che te lo sto dicendo. Controlla che sia... Pier, ma non lo togli l'intestino da quei gamberi, in effetti... Sì, mi dovrebbe togliere. Ale, sai che ti mangerai la merda dei gamberetti? Lo sai, Ale? Adesso devo prendere lo stuzzicadenti. Sì, però io sono un amante del anche della merda? Anche della merda? Sì, sì. Sei ben cotta, sì. L'importante è che non mi vengano le malattie. Scusami, sì. Che cosa devo mettere? Il basilico e il prezzemolo? Che cazzo è? No, sai, la menta, sale, pepe, già messo, aceto e un po' di limone. Non c'è il limone. Hai visto di là nel frigo di là? Ale, mente di togliere. Ale, mezz'ora. Mezz'ora. Ale. Adesso arrivo. Spengo il forno. Vai. Non ti dimenticarli tutta la roba, Tra l'altro c'è Alessio che non sta facendo niente, però gira da una parte all'altra in una sorta di stato di... Alessio, sì, no? Sì, è inutile, non sposta la camera, insiste che deve esserci, non fa un cazzo, guarda, è imbarazzante. Tra l'altro, giusto a titolo informativo, Umberto ha detto una cosa giustissima, sono tutti gamberi pieni di merda, come vedete, perché tra l'altro sono gamberi chiaramente decongelati, non sono freschi. L'ideale dovreste fare queste insalate con i gamberoni rossi o quelli viola giganti freschi, che rientra sempre il solito discorso che faccio ogni volta: l'ingrediente, cioè, fa tutto, c'è poco da fare. Come grandi chef, bravo Pier. Chiedono di ricordare a chi si è collegato da poco cosa stai cucinando. Ho chiesto per prendere il limone. Ti ho preso il tabasco. Cioè, io veramente, Alessio. Beh, l'avocado e il tabasco si sposano. Beh, anche sì, con i gamberetti, sì, è una buona città. Prendi anche della panna, che so che col mango si sposa bene. Pier, puoi ricordare cosa stai cucinando? Un'insalata semplicissima di gamberi. Molto semplice. Ma sta cosa? Di gamberi. Sa di Brooklyn. Sciacquola. E la menta. Apri. Lo sai, ti svelo sto segreto. Lo sai che la menta. Apri. Le gomme da masticare prendono la menta dalla menta. Davvero? Sì. Ma la fetta era mente. Sì. Falla ovviamente tritura, Sì. Per far rompere il sapore. Rompiamo il sapore. Scusate, voi ci vedete? Non sì, lo so. Sì, la gamba. Ne ho preso tanto perché mi piace tanto. E guarda quanto. Che dicevi un po'. No, che la gatta bestia. Però stavo leggendo proprio Aurora una notizia abbastanza interessante relativa a Netflix, visto che ne stavamo parlando. A quanto pare la Commissione Europea imporrà a Netflix, ma anche ad Amazon Prime, insomma a tutti quelli che producono contenuti in streaming, di avere una sorta di quota di contenuti prodotti in Europa. Mi sembra figo. Quella roba alla francese. Mi sembra un po' una stronzata, a parte che comunque è già Netflix. Sì, è quella roba che abbassa la qualità
più del dovuto. Esatto. Che poi comunque Netflix c'ha una marea di contenuti già europei, perché tipo la serie Dark, c'è lì La Casa di Carta, ce ne sono una valanga di robe. Esatto. Soprattutto perché questo ammazza le ragioni del mercato che portano a un miglioramento del prodotto, perché evita ai prodotti nazionali di dover competere e quindi continuerà a uscire sempre la solita merda. Perché tanto qualcuno la comprerà per legge. Chiedono, allora, ci sono alcune cose che ci fanno notare. Intanto oggi, come mai non ci sono discorsi reazionari? Ragazzi, c'è la puntata di domani del talk show per discorsi reazionari, razzismo e cose varie. Esatto. Chiedono, ci fanno poi notare però che questa live è un mezzo fallimento, perché Mia Khalifa, che prepara il cibo in live, ha molti più spettatori di noi. Ma anche due tette più esatto. grandi di noi. No, forse di me... Non lo so, le fai vedere le, no, potresti far vedere le tette. No. Potrei far vedere le tette. Dai, adesso c'ha due belle tette. Ha due belle tette? Cioè, ragazzi, se è quello che sposta l'audience... No, perché allora è che Alessio ha dei capezzoli molto particolari per chi ama il genere. Esatto. È quello il fatto. Allora, io ce li ho. Ha quei due, chiodini lì che sono una delizia per gli amanti del genere. Sì, nel senso, comunque ha due tettine che alla fine, se lui si depilasse completamente il torace e voi non lo vedeste in viso, ma solamente le tettine, sono due tettine, sai, un po' alla Keira Knightley. Un po' sì, esatto. Senti Keira Knightley che ha. Che è il seno piccolo, sì. Oppure sì, sì. Sinead O'Connor, per qualcuno che c'ha un po' più di anni sulle spalle. Ecco, a quel tipo di tettina lì. Ale, che comunque può essere. Hai spento il forno, chiedono giustamente. No, adesso è andato a prendere lo stuzzicadente. Ma dove è andato a prenderlo lo stuzzicadente, scusa? Li tiene nel cassetto della scrivania, perché lui ha il problema che quando finisce di pranzare c'ha tutta la merda nei denti, usa sempre il stuzzicadente. Non è così. No, allora perché lo uso? No, non ho tutta la merda nei denti. Perché le usi? Perché ho un... premolare con una buco vecchia crepa. E che ti succede? Si ferma un pezzettino di qualcosa quando quindi capita. È la merda nel sì, ma non è tutte le volte, cioè non è una cosa drammatica. Quindi conservi lì la merenda per il pomeriggio e il giorno dopo. Esatto. Fanno notare che le tettine che descrivevi Pier si chiamano tettine da cagnetta. Esatto, da cioè le tettine da cagna. Si sente il rumore? Sì, si sente. C'è Momoka Review che dice: Alessio ha davvero le tette più grandi delle mie. Sono sempre stata invidiosissima da questo punto di vista. Ma molte donne sono invidiose. Ho anche il pisello più grande di Momoka. Va bene, ma vabbè, no, non indago. No, non mi sembra che ci siano altre domande interessantissime. L'emulsione ti va bene così? Sì. La tengo da parte o lo vuoi? La integriamo alla fine? Sì. La vuoi assaggiare per sale e pepe? No, puoi assaggiarla te, mi fido. Assaggiala, fai una buona... Questi col fatto che sono completamente decongelati è impossibile toglierli. Lo trovo meraviglioso, direi di aver fatto un ottimo lavoro. Il forno l'ho spento. Tira fuori la roba. Berro94 chiede: ma quindi fare il vostro lavoro vi permette di fare una vita da Ferragni? A detta di Pregi sembrava che il vostro lavoro era da fame. Ma perché Pregianza fa la parte del lavoro da fare. Cioè noi assumiamo persone appunto per colmare queste lacune. Allora e permetterci di fare la vita da lavare. Cioè, ma cosa stai facendo? Arrivando l'intestino, ma col fatto che non sono... Lo fai a video. C'è il solito fanfula della domenica che è scatenato e chiede: che dite, nella prossima puntata del Salottino Pranza preparerete qualcosa di tradizionale del vostro paese natale? Fai le lasagne, Ale. Io potrei fare i tortellini. Io l'altra volta ho fatto la gricia, quindi. Ma non c'è un piatto di Anzio proprio? Le telline. Le? Però... Mamma mia, sto cazzo di pesce, due coglioni. Sono le telline tendenzialmente. No, guarda, non si riesce a aprire, lo mangeremo con la merda, Alessio. Cioè, allora c'è. L'insalata è andata male. L'avocado acerbo. Il mango aveva dei problemi? No. Sembrava di no. Manca il limone, c'è la merda dentro i gamberetti che puzzano comunque di morto. Direi che sarà una pietanzia di quella. Ale, ma sta roba dal forno la togli o cosa? Sì, non è un problema, lo spegno. Allora, dai. Per tutti toglio quelli che chiedono opinioni sul matrimonio della Ferragni, ragazzi, domani sera sarà uno degli argomenti.
Confermo assolutamente, perché cioè, se ci sono io non, può, non, non si può non parlare della Ferragni. Ma vogliamo dire che fa cagare al cazzo la Ferragni o no? Cioè, è orribile. Vabbè, parliamone domani. Che... A me pure non parliamone piace domani, parliamone domani, parliamone domani. E... Ma perché, scusa, a te piace, a te piace Fedez? Guarda, sai che piuttosto mi scoperrei Fedez che la Ferragni? Sì, 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 per me la Ferragni sta veramente di figa. Ma di legno. No, no, io l'ho detto. Ma io dopo gli mando un DM su, su Instagram. E consiglio a Pierpa di incidere con un coltellino la schiena del gambero e darlo delicatamente con le dita sotto l'acqua. Questo è il consiglio di Manpani. Ragazzi, ho provato, io uso lo stuzzicadente, ma col fatto che sono decongelati si sbriciola tutto, quindi la mangeremo con la merda. E ma dove la servi oltretutto? C'è il, c'è quel pollo lì che sembra, mangiamo come in un trogolo, in quel due. Pollo lì sembra al 100% cosa? Il cibo dell'aereo, proprio al 100%. Questo, vero? Sì, sì, è imbarazzante. C'è Anarco Massi che chiede fin quando saremo live. Ancora per poco, sei arrivato tardi, caro mio. C'è Fed a cui piacciono entrambi, sia Fedez che la Ferragni, quindi c'è anche chi si scoperebbe entrambi. No, a me la Ferragni fa proprio cagare, però per esempio a mia moglie piace molto Fedez. Piace molto Fedez. Ah, Fedez comunque è un ragazzetto carino, con tutto muscoloso, con il tatuaggetto, c'è un po' la faccia da pirla, però è che la Ferragni veramente c'ha... Fa schifo Ferragni, pure a me non mi dice guarda, niente. Guarda, c'ha la faccia, contemporaneamente ha la faccia un po' da figa di legno, ma mi dà anche l'idea di una di quelle zozze. Cioè a livello proprio di... Cioè che non si lava. Si lava. No, no, zozze... che non si lava, che non si lava. Ok, salutiamo Fedez e la Ferragni che ci seguono sempre. Collaboreranno di sicuro. No, con io della Ferragni futuro, sì. Stimo e invidio la grandissima capacità di aver creato. Ma lì è l'ex fidanzato. Ma lì è l'ex fidanzato che era. Sì, vabbè, mo l'ex è l'ex fidanzato che le tiene in piedi tutto il cazzo. Com'è che si chiama lì il tipo? Sì, è la nuova, la nuova fidanzata dell'ex fidanzato, perché non è la Ferragni 2? Non lo so, il tipo lì, beh, a parte che non è che sai benissimo che queste cose non è che sono la scienza, eh. Cioè hai una possibilità allora, su X. Scusate, momento, momento Ottepel. Allora, come vedete il mangiare del cane. Madonna, questo fa schifo. No, no, l'odore è lemongrass. Ma questa è sborra, chiaramente. Chiaramente sborra. Allora, questo è... Dai, fa schifo adesso. Vabbè, fermo un secondo. Esatto. È il cibo dell'aereo, dai. È uguale proprio. Questa è la foto. È uguale. Questo è il risultato. Madonna, fa buco. Guardate la liquidità. Devi mescolare, c'è il riso di fianco, devi mescolare. Adesso mescolo tutto, però non mi sembra che compaiano no. Né quei punti... No, qualche puntino rosso punto c'è. Ci sono. Mescola. Né questi pezzi di pollo mescola. Molto invitanti. Cosa devo fare? Mescola. Guarda, secondo me quando lo metti in bocca e ti parte una sboccata verde tipo esorcista, no, ti, no. Si, ti si gira anche la testa. Allora, il riso è molto sticky. Molto sticky. Che significa sticky? Sticky, appiccicoso. Vabbè, dillo in italiano. È una live italiana. No, qua, io, qua siamo alla cucina internazionale, usiamo i termini. Comunque, questo è pollo, cocco e lemongrass. Ed è molto bello perché è scritto prodotto in Germania asterisco. Io vorrei capire. Segui l'asterisco. Cioè l'asterisco. Germania in provincia di Beijing. No, magari tipo la Germania colonica, non si sa. Voglio vedere che significa l'asterisco. Seguilo. Vediamo. Prodotto in Germania. Cioè l'asterisco poi giri dietro e c'è scritto prodotto in Germania. Beh, era un rafforzativo, era un rafforzativo. Cioè, guardate che è bellissimo. Prodotto in Germania. Vieni più su. Più giù. Vai, vai, vai. Prodotto in Germania, asterisco. Però dietro c'è scritto prodotto c'è in Germania. Oruco Vastora o Astora, non so, che ci dà però una buona chiave di lettura. Dicono che hanno mangiato quello sulla confezione e poi l'hanno rivomitato dentro quella confezioncina. Potrebbe essere andato. Quindi è già predigerito, tipo le mucche. Quello viene dal secondo allora, intestino comunque, di una mucca, dal secondo stomaco di una mucca. Ingredienti, allora, ingredienti importante, preparazione gastronomica a base di riso jasmine precotto. Jasmine. Per me è jasmine. No, è come jasmine. La principessa di Aladdin. Jasmine. Si chiama comunque Jasmine. In base a chi, dove sta l'accento? Sulla Jasmine. Mi pare una cazzata. Precotto con preparazione a base di carne di petto di pollo. Uh-huh. Fra parentesi, prodotto a base di carne di pollo. In pezzi. Salsa
Cioè, fammi parlare, non dai. È carne di pollo, ma è un prodotto a base di carne di pollo. Esatto, salsa a base di latte di cocco, al gusto di peperoncino piccante e citronella. Quindi sempre la stessa. La puoi mettere anche, la puoi mettere anche nei cassetti per evitare che le tarme vengano a farti buchi. No, oppure la puoi mettere all'aperto per evitare le zanzare. Comunque, prodotto surgelato, ingredienti: 42% riso jasmine, come dice Alessio, acqua riso, 28% latte di cocco, 17% pezzetti di carne di petto di pollo, fra parentesi, preparazione a base di carne di petto di pollo. È inquietante, perché non è proprio... Cioè, deve essere tipo le frattaglie del pollo ricompresse come quando fanno... Ma è cattivo? Ma che significa? Che non è un pezzo di pollo. Ma è cattivo? Ma come no? Ma dice a... preparazione a base di carne di petto di pollo. Ho scotto il riso. Non sei capace. Comunque, acqua, olio di colza, citronello, citronella, zucchero, amido modificato di mais, cipolle, salsa da cucina, piante aromatiche, 0,4% peperoncino piccante, succo di, purtroppo qua è tagliato tutto, non si legge, succo di lime tratto da concentrato, acciughe e 0,3% succo di limone. Anche la Ale, ma quindi com'è che è? Si può sapere? Allora, lo sto mangiando e devo dire, a parte il fatto che ho oltrepassato abbondantemente il tempo di cottura del riso ed è diventata una pappetta abbastanza inquietante. No, prendi il pollo, sennò... Non c'ha preso il pollo, c'è il pollo. Non c'è il pollo, non c'è il pollo. No, il sapore è esattamente quello che ti aspetti. Il lemongrass molto presente, non è piccante. Fa schifo adesso. Il riso l'hai cucinato, esatto, mi sembra di mangiare... un distillato di amido. Esatto. Dicono, allora, il problema è dicono che il problema. Ma devo sapere, devo dire che il sapore non fa vomitare. Dicono che hai messo 180 ventilato anziché 140 ventilato. Esatto, perché dovrebbe andare molto meno, molto meno. Però ho detto li devo fare tutti e due, non c'ho il tempo. E il pollo, ovviamente, è quel prodotto a base di pollo completamente neutro che non ha nessun sapore. Devo dire che alla fine. A me il prodotto, il sapore non disgusta. Non mi disgusta, fa schifo a me. Perché io ho mangiato l'originale, mai mangiato? Non cioè, se l'originale lo fanno no. Con questo riso. No, lascia perdere la consistenza. Ho capito, ma se mangio c'è anche il riso in mezzo e mi fa schifo. Ho capito, ma. Mi deve ma il sapore è una cosa, la consistenza la è un'altra. Io non ce la faccio. Mangi un'ostrica. Il sapore magari ti fa cagare, la consistenza ti piace o il contrario, che cazzo c'entra? Infatti sono due... non mangio se non mi piace. Cioè, mi devono piacere entrambe le cose, altrimenti non mangio. Però riesci a distinguere un giudizio sul Solo di citronella. Sa solo di citronella. Esatto. E di latte di cocco, perché ci sente dietro il latte di cocco, perché quella punta acida non è la citronella, ma è il latte di cocco. Sa molto di citronella e come l'ha fatta adesso, una poltiglia di amido che fa schifo. Allora, darei uno alla corrispondenza foto. Sì. E un 2,5. Per me è 1-1. Per me è un 2,5 sul sapore. Per me quindi, diciamo, pareri abbastanza discordanti. Quindi, no, sì, esatto, ma vi ricordo, se non l'ho perso, l'hai buttato via? No, sta davanti, ti sta chiamando, qua. Ti sta chiamando. Mi sta chiamando lo scontrino? Ah, lo scontrino sì, l'ho buttato. Veramente? Sì. Ma come l'hai buttato? Eh certo, l'avevi già letto tutto. No, mi pare che fosse 2,49, cioè per 2,49 euro. Ma Ale, chiedono quante volte a settimana mangi questa merda qua. Cioè, simile. Mai. Io sono un cuoco provetto. Io qua faccio esperimenti sociali e chimici. Una. Allora, comunque 1/2. Merda pura, ma non devastante nel sapore. Pierpaolo non concorda. No. Invece Pierpaolo, sorpresa. No, fermati ancora un secondo, cazzo. Ma come ci ha messo in insalata? No, fammi cucinare l'insalata, attenti, non la finiamo più. Vai, parla intanto tu. Sì, aspetta che prendo... Ricordaci Alex, cos'era il secondo, no, cos'era Alex, il secondo capolavoro? Crispy l'anatra. On a bed of oriental style veggies. Cioè? Dillo in italiano. E anatra croccante su un letto di vegetali... Di verdure, vegetali, cos'è? Qua c'è produced in Germany, ma senza scritto. Questo deve essere proprio in Germania. Questa la foto è chiaramente molto lontana. La foto potete vedere. Intanto memorizzatela perché dopo vi facciamo vedere il cambio. Allora, qui vi dico rapidamente gli ingredienti, mentre Pierpaolo vuoi dare qualche indicazione sul cottore di gambero? No, l'ho già detto, un filo d'olio prima della cottura, scaldate l'olio, buttate i gamberi, veramente un minuto e mezzo.
e basta, li buttate nell'insalata. L'ideale sarebbe li fate andare un minuto e mezzo senza niente in padella antiaderente, dopo li sfumate al volo con la salsa di soia. Ok. Metà anatra disossata, tra parentesi CH, prodotto a base di carne di anatra. Mamma mia. Speziata, precotta, tagliata a pezzi con verdure. Con verdure. Ingredienti: 49% carne di anatra con pelle, speziata, precotta, 98% carne di anatra, sale da cucina, zucchero, sciroppo di glucosio disidratato, aroma naturale, maltodestrina, amido di mais, correttore di acidità, acido citrico. 36% ortaggi in proporzione variabile, peperoni gialli rossi, germogli di fagioli mungo, cipolle, baccelli di piselli, germogli di bambù. Acqua, 4% funghi muer, salsa alla soia, che potevamo recuperare per la vuoi recuperare? Fai, per fai scolare, no, fai sì, scolare la salsina dentro i gamberi di Piero. Sì, sì, buonissimo. E, amido, zucchero, miele, miele, olio di semi di girasole, olio di colza, sale da cucina, spezie. Secondo me questo è buono. Piante aromatiche, può contenere tracce d'uova e buono, sera. Questo è buono secondo me, vai. Lo scoperchio? Lo scoperchio, certo. Aspetta che intanto guardiamo la composizione, aspetta, il momento... Cioè, come fai a buttare via questi momenti, Pierpaolo? Ha già buttato i gamberi, adesso mette la mia salsina, la mia vinaigrette. Ne è fatta troppa poca, ne è fatta. Ne ha fatta troppa poca, però non la butti tutta. No, perché un po' la voglio tenere il piatto. Ne è fatta troppa poca perché ci devo condividere un po' di insalata. Tanto la stai buttando tutta fuori dalla... Meglio, meglio che levo un po' di insalata, visto che ne è fatta troppa. Quant'è ne ha fatta? Quanto ne ha fatta? Troppa poca. Troppa poca. Troppa poca. Ti puoi allontanare troppo un pochino? Perché devi essere libero di lavorare. Allora, c'è Danny Kruger. C'è qualche consiglio su come mescolare l'insalata? Nel? Mescolare no, l'insalata. No, c'è Danny Kruger. Dal sì, basso dovreste mescolarla con le mani. Insalate si mescolano, cioè, tutte con le mani. Danny Kruger, che Pierre no. Dice, Pierpaolo è il classico cuoco della domenica, cucina una volta tanto e se gli dice bene c'è qualcosa di buono. Confermo. E poi non solo, lui dice va condita con le mani, mescolata con le mani, ma solo dopo aver tirato via la cacca dai gamberi con le mani. Anche dai gatti, se ne vedi, dai cani. Esatto, subito dopo aver cambiato la lettiera del gatto. Ma chiedono come mai la scelta dell'insalata con i gamberi se siete a dieta. Chiedono se siete a dieta, perché comunque è una ricetta super. Ah no, perché mi andava, no. La ricetta estiva, l'estate sta finendo. Un anno se ne va. E c'è Galbanino che è appena tornato, cosa mi son perso? Niente. Avete uscito i piatti dal forno, chiede? Avete uscito i piatti dal forno? Sì, hanno già uscito i piatti dal forno. Sì, 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 sì. Hanno già provato il pollo con i gamberi. Scusate, il pollo con il riso, invece adesso... Non era il pollo con i gamberi, con il riso, pollo, lemongrass... Sì, e adesso arriverà l'anatra. Ti fanno ovviamente chiudiamo col tuo piatto o il gambero deve essere apprezzato caldo? Teoricamente andava per primo perché è più delicato, ma chiudiamo con il mio, dai. Ma un cracker, un... Aspetta che mo lo cago. Potevi comprare un cracker. Vado a prendere una frisella. Come lo vuoi, integrale? Vado a corro a prendere una frisella. Scusami, integrale senza sale? Eccolo, ma arriva integrale senza sale. Vado a rubare una frisella? No, la frisella va sempre ammorbidita, cioè fa schifo. No, ma come no? Comunque, la frisella ci lasci i denti se la mangi così. Va sempre ammorbidita, Alessio. Vado a prendere la frisella. A prendere la frisella? Prendi anche un paio di denti di ricambio. Di denti di ricambio? Di denti! Oppure una sega se circolare. Di denti? Sei veramente proprio poco lucido, eh. Allora, dicono che mi saluta il Pipita, magari, se qualcuno di voi conosce il Pipita, insomma, lo inviteremo molto volentieri a... Pier, tu sai chi è il Pipita? E non è bravissimo, come mai questo slancio calcistico? Beh, perché è ex Napoli, non ho la parentela napoletana. Giusto. Ho sofferto in tutto il periodo in cui se n'è andato. Quindi... C'è l'insalata se la vuoi venire a assaggiare. Quindi sei tu della scuola Higuain uomo di merda? No, te l'ho ridata. Sì, beh, certo, ovviamente la scuola quella è. Ottimo. Naturalmente. Frisella, ragazzi, come si... Ma non si mangia le friselle così, anche... dai. Si no, mangia non ce la fa così. Alessio, non la capisce questa cosa. Io voglio vedere tu che mangi la frisella così. Ma aspetta, ma non è mica cemento armato la frisella? Ma è durissima.
Ma che durissimo. Allora, chiedono come ho vissuto questo weekend gara Monza, come al solito. Vai, purtroppo non ho visto la gara perché avevo la moglie che mi rompeva i coglioni per andare in giro, quindi non ho nemmeno visto la gara. C'era abbastanza casino però. Ok ragazzi, recupero la foto. Vi come vedete, Madonna, guardate i colori meravigliosi e... Ma metteteci accanto un po' di anatra, ragazzi. Secondo te andava tipo abbrustolita alla fine? Comunque scazza tantissimo la telecamera, perde la qualità. Guarda che ti sembra, ma là era sempre alta qualità. Secondo me quella preview lì era bassa. Fa schifo, cioè guarda il colore. Perché non vedo, non la vedo crispy, non la vedo molto crispy. Non è crispy, hai sbagliato qualcosa, anche questo. Cioè riesce a sbagliare, a cucinare la roba surgelata. No, però aspettate, cioè la pelle... Rimuovere il coperchio dalla vaschetta e riportare l'anatra ancora surgelata con le verdure nel forno per riscaldarlo. Cioè, la pelle o è evaporata... Ma che metti qua? No, o è evaporata oppure è dietro. No, andava scoperchiata, non ho letto. La pelle è finta un po'. E poi ci hanno fatto... Sai quello che si fanno alle donne di colore in Africa? Come si chiama quello che ti fanno la scarificazione? Come si chiama quello che ti fanno con... Che sono tipo i tatuaggi, ma fatti che scavano proprio nella carne. Non lo so, mi fa impressione. Non so il nome. Ah, provala. Guarda che... Guarda come fa schifo adesso, colore, se lo vuole ricucinare. Però il colore è quello passata la volta. Assaggialo così, dai. Assaggialo così, sti cazzi. Il colore è giusto, Massimo, il colore è giusto. Ma perché fa sta cosa? Devi spegnilo, tieni spinto qui. Perché non ce la fa col peso. Il colore è giusto, ragazzi. Provala, Ale, è buona. E tieni spinto, finché non parte. È buona, Ale, provala. Stai esplodendo. Non hai tutto. Hai tenuto spinto? Sì. Sì, ma hai cambiato qualcosa tu? No, ha spinto Discord. Hai toccato qualcosa? Ma cosa ho toccato adesso? Non lo so. Quello non, allora, no, questo non afferisce in neanche. E io cosa mi hai visto? Cosa avrei toccato? Non lo so, hai toccato quando ti è caduto. Ci vedete, ragazzi? No. No, ora si vede me doppio. Niente, è andata, ragazzi. Secondo me non la riprendete. Non la riprendete più. Allora. Vabbè, Ale, intanto prova. Sfrutta la reflex. Niente, è andata. Questo non lo mangerei mai. Ma com'è andata? Ah, no, ci siamo. Digli di aspettare, perché se gli viene l'ansia e non ha senso. Allora. Dai Alessio. Ma che dai? Cioè la pelle va mangiata, non la posso. Certo che va mangiata la pelle. La mangi anche tu. Si mangia la pelle dell'anatra. No, la mangi insieme. È la parte buona, è la parte buona. La mangio. È la parte buona. Niente, non la mangio. Ma è buona! No, te la sto dando. Non si taglia. Che no. Non si taglia. Mangia. Non si mangia perché va tagliata con i denti. Vai. No, mangi te per primo, t'attacchi al cazzo. La devi. Allora, è tua. È molto umida quella. Te lo dico qua. Se non la mangi, sì. Io smetto di fare salottino. Va bene. Ma te lo giuro, Te lo giuro che, sulla Madonna. Minaccia... Tanto non sei religioso. È uguale. Lo sto dicendo, Se non lo mangia, io non faccio. Ragazzi, allora, in Cina si mangia. E mi porto più le pie al pallone. Sia la pelle croccante che anche quella non croccante, l'anatra. Quindi potete mangiarla senza problemi. Che schifo. Com'è? Mi dici com'è? Esprimi il giudizio. È buono o non è buono? Ma quindi? Allora, è come mangiare una carne in brodo. Buona. Gommosa, sì. Che sa del... come si chiama... glutammato, quelle cose. Sì, ma lì qua hai sbagliato la cottura. Esatto. In tutti e due hai sbagliato la cottura. Ed è dentro questo brodo, denso di questa sostanza chimica insondabile. Aspettate che a me è andata in barbe. È difficile, eh? La pelle? Eccola. No. Sì, però non va più la live. È in buffering costante. Aspetta, allora vado a vedere. È subito una scusa per non... Un momento topico, cazzo. No, ma mi dice che va a me. Ah no, mi dà un 2000 network error. Boh, magari è mio, eh. Ma dalle chat... non lo so, perché ora non mi va proprio più... Impossibile trovare l'indirizzo IP del server Twitch TV. La live va, sei tu. Il problema è tuo. Mio. Hanno Basta. Scritto. Sì. Ok, ragazzi. Bella sta cosa. Io non vedo più un cazzo. Vabbè, pazienza, se va meglio così. Con
Questa è da vomito. Non è buona? L'hai sputi? È andata a finire nel cestino. Questa è proprio difficile. Non è buona? Questa è da vomito. E questa, ragazzi, 5 euro. Minchia. Questa è proprio da vomito. Ma da vomito? 5 ma euro da vomito e denuncia o solo da vomito? Sì, sì, no, no. No, denuncia non lo puoi sapere perché magari... Perché l'ha cucinato male. E magari a tenerla aperta diventa secca... Però... Magari però guadagna, ma così è veramente... Questa fa male. Questa così questa fa male. No, questa era proprio da vomito. Io l'ho mandata questa giù a fatica. Questa era da vomito, non so come hai fatto, non so come hai fatto a mandarla giù. Adesso. Ma addirittura è così cattiva? Quindi, ragazzi, gli concediamo il beneficio del dubbio perché è stata probabilmente colpa mia, ma comunque potrebbe essere... No, non gli possiamo dare zero però, perché è colpa però mia. Però diciamo che non sarà, non sarà una delizia, diciamo così, quello di sicuro. Va ripetuta. Va ripetuta. Allora, questa Alessio la settimana prossima la ripete. Ne compri un'altra? Cucinandola bene. No, è vero, non sto scherzando. No, non spendo altri 5 euro per questa cosa. No, perché... Ti giuro, l'ho ruttata, mi veniva da vomitare. No, io non ho potuto mandare giù, mi è venuto. Sai quando ti viene il rigurgito? Quando metti una bocca. Cosa in bocca il che corpo, capisci. Il corpo la vuole buttare via. Che capisci che se mandi giù vomiti. Mamma mia, state per far sboccare anche a me. Allora, che schifo. Allora, mangiamo l'insalata. La fai vedere? Sì, e in realtà la vorrei mangiare io perché... Ah, hai ragione, tieni. Pulisciti un po' la bocca da quella roba lì che hai provato. Sì, ho bisogno del vino. Io ho bevuto. Sarà contento Moro che utilizziamo il suo gimbal per questa roba. Ma non gli hai detto che ce lo deve lasciare? Ma quanto costa quella roba lì? Sembra che... Lo faccio per uso campione. Tra 8 anni diventa mio. Se sono solo 8, pensavo fossero 20 l'uso campione. Ah, pensavo 8 io invece. Ma di suolo penso che siano 20 d'anni. Quindi io devo lasciare appoggiato per terra? No, perché lo devi usare. Ah, stiamo usando. Perché se non lo tocchi, cioè se non ne hai l'utilizzo... Assaggia, dai, che continua... tardi. Ma perché hai l'ansia? Perché sono le 2.40. Va bene. Sono le 2.26. Scusami. Allora, vieni qui. Sono qui, Alessio. Spiegami il boccone giusto per apprezzarla. Sicuramente gambero, sicuramente o avocado e peperone o mango e peperone. Avocado e peperone. No, questo è mango e peperone? Sì, direi di sì. Quindi merita o fail? Devo ancora mangiare. E non vi vedo, a me non va più Twitch. Si è scaricata la cuffietta, come volevassi dimostrare. Non era carica, è durata quasi tutta la giornata. È la carica dentro alla custodia da sempre, da stamattina. Allora, la consistenza del gambero non ti è venuta bene. Perché che dovevi probabilmente tenere più alta la temperatura e dargli la scottata per... Quindi è venuto bollito? Esatto, un po' bollito. Ok. Il sapore, devo dire, stupisce. Non stupisce. Questo mix di gambero e peperone è veramente interessante. Il songino fa il suo. Devo dire che la verdura fa cagare, si capisce. Vabbè. Perché si è cotta. Però si è un po' marinata all'interno, come vedi, stando vicino al gambero. E, assolutamente. Prendo con l'avocado. L'avocado purtroppo non maturo. Ha preso la parte finale, è accettabile? Morbidissimo. Ok. Guardate la faccia. Che cazzo ti devo dire? Grazie ragazzi, purtroppo quando c'è la mano dell'esperto... Cioè, devo dire la verità, è un piatto delizioso. Sì. Non è freschissimo. Cioè... Perché ha una componente grassa importante. Vabbè, certo, non è... No, freschissimo. Freschissimo nel senso estivo. No, cioè, vabbè, dipende, estivo, è un pranzo estivo... Che poi ti va a fare il bagno, cioè comunque della giornata giochi a pallavolo, giochi a calcio. Solo giochi a pallavolo puoi mangiare questa insalata. È fatta apposta per i voli. Comunque Umbo, sentire complimenti da Alessio è veramente complesso. È la prima volta in tanti anni. Ragazzi, io non vi posso aiutare con la chat. Purtroppo. Adesso come sentiamo? La mia vinaigrette è perfettamente bilanciata, lo sentirai. Sì. Ma... È super cazzo buono sto coso. Ma perché ti dovrei fare una cosa di merda? Spiegami. No, perché ti è venuto particolarmente bene. Non penso nemmeno che ti possa venire così bene tutte le volte. Sarà la decima volta che la faccio, però. Non è la prima. Non sarebbe male. Umbo, mi dispiace che non sei con noi. È la menta. Che... Beh, è fondamentale. Spettacolare. Lo potete fare anche, se volete esagerare. Dio santo che buono. Con le zucchine... Con la cipolla, fate con la cipolla, cioè fate in padella le zucchine con la cipolla e poi le aggiungete insieme. Le dovete fare in contemporanea ai gamberi perché naturalmente vi si devono scaldare insieme e li infilate. Umbo, ci dici qualcosa? Che non ho modo di vedere più la chat.
Umberto, ma tu verrai un giorno a sperimentare le cornie che prepara ci vuole Paolo? Veramente una live ci vuole veramente una crescita del salottino per giustificare un mio viaggio a Terni, no. Di quelle complesse da preventivare, cioè deve essere una di quelle crescite veramente fortissime per spingermi fino a Terni, però magari non si sa mai. No, vabbè, a parte gli scherzi, la prima volta però che vengo giù di sicuro ti perdi un'insalata meravigliosa. Beh, tanto comunque non arriverai in tempo per questa insalata, quindi... Fate un recap della ricetta. Che coglioni. La tua presella com'era? Senza denti? Provala. Vabbè, io direi che possiamo chiudere, che qua abbiamo perso un po' di ritmo, eh. No, no. Va bene. No, prova la cazzo di presella col boccone. No, col boccone. La combinazione. Effettivamente l'avocado è meno peggio perché ha una sua consistenza senza essere, senza aver sapore di acerbo. Non riesco a smettere, non riesco a smettere. È un po' dura. Allora, recap velocissimo. Due insalate che vi pare. Basta che ce ne sia una un po' dolce e una un po' amara. Io ho usato il valeriana e rucola. Una anatra, petto d'anatra. I gamberi, più sono freschi, più sono buoni, più fanno la differenza. Naturalmente, tutto lì, dipende tutto dai gamberi. Mettete, io uso il mango, quindi un frutto molto dolce, insieme all'avocado. L'avocado è fondamentale. E poi fate la salsa, olio, aceto, pepe, sale, e io uso menta e basilico. L'importante è che i gamberi, quando li scottate in padella, l'ideale sarebbe che li sfumaste con la salsa di soia, che gli dà un altro picco di sapore e più che altro di sapidità, che altrimenti è una cosa saporita, però beh, però gli aumenta il sapore in modo importante e basta. Fine. Io non disdegnerei un po' di lime nella vinaigrette. Ah, nella lime, sì, il limone, infatti dovevamo metterlo, il limone. Sì. E io metterei anche una punta piccante di un peperoncino fresco. E ok, basta. Va bene, io mi sto deprimendo perché io vi lascio con l'inquadratura della vita. A me internet sta abbandonando su tutti i fronti, niente. Ora mi toccherà. No, seriamente. Man mano tutti gli impianti. No, seriamente. Ha smesso di funzionare anche Google Analytics. Ottimo. Ok, fra un po', mentre un po'. È incredibile, però continua a streamare. Sì, però ci funziona. Incredibile, è solo Discord. La cosa bella è che adesso scompari dalle foto, sì, come ritorno al futuro. Esatto. Che merda, porca troia. Allora, ci vediamo domani alle 22:00. Grazie mille, questa il salottino di Pierpaolo e Alessio. Sì, esatto. Questo format che abbiamo sperimentato nel tempo è stato... Volevo fare una battuta sulla cancellazione. Domani alle 22, domani alle 22. Ciao. Domani alle 22, ragazzi. Allora, aspettate che spiego. Ma poi...